Testimonianze di fede. Programma curato e condotto da Rita Sberna. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Testimonianze di Fede. Questa sera abbiamo un nuovo testimone di fede, la sua voce è inconfondibile, il suo volto è stato prestato in tantissime fiction durante il corso degli anni. Ho il piacere di presentarvi Luca Ward. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Ciao Luca e benvenuto di Fede, ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Ma grazie a te, grazie a voi. Allora Luca, tu sei tra gli attori e doppiatori più famosi del mondo dello spettacolo, sei anche direttore del doppiaggio italiano e devo dire che sei passato da eroe romantico a Cendovetrina al perfido e spietato Ruggero Camerana in Le tre rose di Eva, che rivedremo presto a settembre. Sì. Per me è un'emozione sentire la tua voce, fra l'altro prestata all'attore Russell Crowe proprio per il famosissimo film Il Gladiatore. Sì, bello, bellissimo film, sono passati 13 anni ormai. Eh sì, però ancora lo ricordiamo tutti. Certo. Tu provieni da una famiglia di doppiatori, hai iniziato insomma a doppiare da piccolissimo, addirittura all'età di 5 anni. Sì, in realtà noi siamo una famiglia, io sono la terza generazione di attori. Ho cominciato con gli sceneggiati della RAI, quando la RAI produceva internamente i propri sceneggiati, e poi dopo, verso 5-7 anni, sono passato anche al doppiaggio, perché poi purtroppo all'epoca gli sceneggiati si facevano o a Torino o a Napoli. E quando si è bambini bisogna anche andare a scuola, quindi invece il doppiaggio si faceva a Roma e quindi era molto più facile, insomma. Certo, ma Luca, oltre al talento maturato, alle doti artistiche, diciamo al pizzico anche di fortuna che la vita ti ha offerto, quando pensi che la mano di Dio ti abbia guidato nella tua carriera lavorativa? Ma io penso subito dopo la morte di mio padre. Io ho perso mio papà che avevo 13 anni, quindi ero in piena adolescenza e come puoi immaginare, quando un ragazzo, un giovane, perde proprio la figura del padre a quell'età, è un momento abbastanza drammatico e anche di grande smarrimento, ovviamente. Io penso che proprio da lì, da quel momento, io ho sentito ovviamente una grande spinta che mi ha poi portato a fare, a compiere, insomma, delle cose importanti per quanto riguarda la mia famiglia d'origine e poi naturalmente per la mia famiglia. Infatti, come hai detto tu, questa perdita di tuo padre ti ha portato anche a fare da padre ai tuoi fratelli. Beh sì, abbiamo fatto un percorso un po', io ero chiaramente il più grande, ma tutti quanti ci siamo dati da fare, mio fratello Andrea, Monica, vabbè, era proprio piccolina, però diciamo che abbiamo fatto così squadra tutti quanti insieme a mia mamma, che era giovanissima, all'epoca aveva 35 anni, e ci siamo, come si dice, rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Questo comunque ti ha permesso di maturare una certa responsabilità nei confronti della tua famiglia. Oltre ad aver fatto da padre ai tuoi fratelli, sei padre di tre splendidi figli. Ricordiamo Gwendalina, nata dal primo matrimonio, e Luna e Lupo con la tua attuale moglie, la bellissima Giada Desideri. Sì, beh, è chiaro che le responsabilità, quando le prendi così presto, non è mai un fatto proprio normale, perché insomma un ragazzo che ha 13 anni, io ne avevo 13, mio fratello ne aveva 10, mia sorella 8, insomma ci siamo dovuti responsabilizzare molto presto, c'era poco spazio per i giochi, ma molto spazio per cercare di mettere insieme il pranzo con la cena, perché mia mamma aveva smesso di lavorare da parecchi anni per dedicarsi ai figli, quindi papà era l'unico motore della famiglia. Certo, chi poteva immaginare, povero figlio, che
se ne sarebbe andato a 57 anni, insomma, quasi 58, insomma, nessuno lo poteva immaginare, lui per primo. Sono purtroppo i casi della vita che bisogna accettare, il nostro malgrado, ma poi bisogna andare avanti. Certo, avrei voluto divertirmi un po' di più da ragazzo, quindi, mi sono divertito poco e sto cercando di farlo adesso, ragazzo, con i miei figli, sto cercando di recuperare il tempo perduto. Come hai fatto, diciamo, ad affrontare questo brutto periodo? Come tutti quelli, non sono né il primo, non sono stato né il primo né l'ultimo. Io ne ho conosciuti tanti di ragazzi che hanno perso i genitori, a volte addirittura entrambi in un colpo solo, quindi ancora peggio. E si va avanti con la forza di volontà, con naturalmente anche la voglia comunque di cercare di fare qualcosa in modo tale che tuo padre non si senta poi così disperato all'idea di averci abbandonato. Quindi tutti quanti abbiamo cercato di lavorare insieme a mia madre per mandare avanti la famiglia. Ci siamo responsabilizzati tutti molto presto, mia madre è dovuta tornare a lavorare, spesso ci lasciava da soli a casa, quindi eravamo noi a mettere a posto la casa, a sistemare, a volte anche a cucinare, perché mia madre rientrava anche tardi spesso per lavoro. Per fortuna abbiamo avuto la fortuna di farcela, comunque siamo riusciti in poco tempo a recuperare diciamo la possibilità di fare una vita abbastanza serena, e questo credo che sia stato proprio un dono divino, perché non è così semplice per i bambini mettersi nel mondo del lavoro, soprattutto allora. Noi venivamo additati anche a scuola. Mia madre aveva dei grossi problemi, veniva chiamata dai presidi perché loro avevano scoperto che noi lavoravamo, però vagliela spiegare come facevamo. Il perché non era facile, all'epoca i professori, gli insegnanti non vedevano di buon grado questa cosa. Mio fratello Andrea, per esempio, che era quello che all'epoca lavorava di più, perché era anche, insomma, il più bravo di tutti fra noi fratelli, il suo nome cominciava a comparire sui giornali, e quindi ovvio che gli insegnanti si arrabbiavano. Certo, ma senti Luca, ti capita ogni tanto di parlare di Dio ai tuoi figli? Ma guarda, è un percorso che facciamo tutti quanti insieme, sì. Ne parliamo spesso, io poi ho fatto dei film, ne ho fatto uno in particolare che si intitola 7 chilometri da Gerusalemme. Infatti ne parleremo proprio adesso. Con Gesù, e io sto aspettando che loro crescano un pochino per farglielo vedere questo film, perché è ancora presto, sono ancora troppo piccoli. Però naturalmente ne parliamo spesso quando ci troviamo, ecco, la sera in giardino, magari estate, di fronte a un cielo stellato, allora cerchiamo di immaginare il nostro Dio, i nonni che non ci sono più, che sono volati in cielo, e cerchi di spiegare a questi esseri di piccini quello che è la spiritualità. Certo, non è semplice, ma vedo che ogni volta che ne parliamo sono sempre molto vispi, molto attenti. E infatti, come hai detto tu, questo film, oserei dire, è un capolavoro, 7 chilometri da Gerusalemme, in cui tu interpretavi i panni di Alessandro Forte, un pubblicitario che era in crisi privata e si reca a Gerusalemme in Terra Santa. Lì Alessandro fa un incontro con un uomo che sostiene di essere Gesù Cristo, e così inizia, diciamo, questo lungo dialogo tra Alessandro e Gesù. Ma cosa ha significato per te girare un film in cui avviene un rapporto stretto con la fede e la figura di Gesù Cristo? Ma guarda, è stata una serie di coincidenze incredibili questo film, perché incredibilmente in quel periodo io mi stavo separando dalla mia prima moglie, quindi vivevo un po' la storia di quel personaggio. Quando Claudio Malaponti, il regista, mi contattò, io ero a Milano e stavo facendo un musical che era Tutti insieme appassionatamente, e abitavo in via Gesù numero 7. Tu dirai,
coincidenze. No, non sono coincidenze. No, secondo me no. Sono segni molto precisi che arrivano in momenti molto precisi e vanno colti come tali. Io non ho avuto nessun dubbio a fare questo film, anzi mi sono liberato da tutti gli impegni che avevo, perché comunque dovevamo andare in Siria, dovevamo andare lontani a girare, perché ci servivano dei paesaggi particolari. E quel film ancora oggi, nonostante non abbia avuto il giusto spazio che avrebbe dovuto avere in Italia, perché è un film indipendente, come tutti i film indipendenti vengono osteggiati dalla casta del cinema, è chiaro che cioè, per me è stato, cioè dovevo fare quel film. Oltretutto era un film che il Papa Wojtyla aveva sponsorizzato tanto nella preparazione della sceneggiatura. Bellissimo. E come tu sai, come tu sai, il nostro Carol, come lo chiamo io, mi piace chiamarlo così perché è un collega, faceva l'attore e lui ha creduto fin dall'inizio in questo film, perché è un film che metteva in discussione tutto. E questa era per lui una cosa importante. Oltretutto all'epoca, lui lo è tuttora, è stato un grande punto di riferimento per molti di noi, per molti giovani, e il fatto che lui sponsorizzasse questo film per noi è stato un motivo di orgoglio e anche insomma anche di amore poi nell'approccio e nella lavorazione del film. Pensate che questo film è stato realizzato in terra di Siria, che oggi purtroppo è una terra martoriata, sì. E noi siamo andati a girare in terra di Siria con una troupe italiana e una troupe musulmana un film sulla cristianità, e infatti siamo stati accolti da questo popolo con un'ospitalità grandiosa, meravigliosa, eppure sono di un'altra religione. Ma appunto, con grande rispetto e con grande amore. Ecco perché poi apro delle virgolette e le richiudo: non sono portato a credere quello che ci raccontano di quello che succede in Siria, sono cose più grandi di noi che neanche conosciamo. Io ho conosciuto il popolo siriano in quell'occasione e l'ho trovato un popolo straordinario. Giravamo con dei tir giganteschi che avevano lo stemma del film scritto, il titolo in arabo, il titolo in inglese, e noi quando passavamo per le strade di Aleppo, di Damasco, con questi tir, c'era tutta la gente agli angoli delle strade che ci batteva le mani. Bellissimo. E non erano certo cristiani, infatti, erano musulmani, capisci? Sì. Ed è stato un momento bellissimo, addirittura quando abbiamo finito, che il presidente siriano con la moglie organizzò una serata bellissima, aperta a tutti, a tutte le persone che volevano venire, perché noi stavamo lasciando quella terra che ci aveva ospitato per 3 mesi, dove avevamo fatto questo film sulla cristianità. Ed è stato un momento bellissimo, un incontro fra cristiani e musulmani che io non dimenticherò mai. Mai. Si può anche definire un miracolo, perché non è facile, insomma, che i musulmani accettano i cristiani. Ma guarda, purtroppo per colpa di pochi ci vanno di mezzo molti. Io ho avuto modo di lavorare in tanti paesi arabi per lavoro e per varie passioni che ho. E ti posso garantire che non ho mai avuto e non ho mai incontrato ostilità. Forse qualcuno che ti guardava storto, ma era una persona, due persone, ma nella maggior parte dei casi in realtà sono i governi che poi decidono quello che è meglio per tutti. In realtà poi non è meglio per nessuno, perché, guarda le guerre, tu vai in terra di Israele, pensi che gli israeliani, la popolazione, ami stare in guerra da 40 anni. Penso proprio ma di no. Proprio non ne possono più, sono disperati, non gliene frega niente. È per gli interessi dei governi che poi ci troviamo, purtroppo, nostro malgrado, a ricevere dei missili e delle bombe sulla testa. E possiamo dire che a pagarla purtroppo sono la povera gente. Certo, solo la povera gente, solo la povera gente. Guarda, noi eravamo tanti, noi eravamo una troupe di italiani, eravamo almeno un centinaio, eravamo tutti abbastanza sbalorditi all'inizio,
di questa accoglienza. Poi ci abbiamo fatto caso, ci siamo abituati a convivere con loro. Loro pensa che c'erano dei momenti durante la lavorazione, sai, loro hanno dei momenti di preghiera, no? Sì. E lì, ok, ci fermavamo tutti, era il momento della preghiera, benissimo, e addirittura qualcuno di noi pregava in quel momento insieme al musulmano, rivolgendosi naturalmente al nostro Dio. Certo. E guarda, io ho delle immagini, delle foto di quel film meravigliose, cioè è stato un momento pazzesco. Peccato che sia stato tanto osteggiato in Italia, perché infatti è un film meraviglioso, e anche la storia che racconta quel film è bellissima. Infatti non capisco perché poi successivamente in Italia questo film è stato criticato. Beh, ma vedi, è un film che mette in discussione tutto. Però proprio perché mette in discussione tutto ti fa riflettere. Io l'ho proiettato tante volte a casa mia, l'ho fatto vedere a tantissima gente, in Italia è stato visto da tante persone. Io l'ho visto, però, ed è bellissimo. Ecco, però ti posso dire che anche l'ateo, che è proprio per me quello, cioè l'ateo, dico per carità, lo rispetto, ma dico povero figlio, no? Infatti. Però anche l'ateo, dopo aver visto il film, no, entra in discussione e si apre una tavola rotonda dove cominci a discutere e stai per 3 ore, 4 ore e poi non finisce la discussione, perché poi finisce perché è tardi e devi andare a letto, sono le 4 di mattina e ti accorgi, oddio, abbiamo fatto le 4. Però è proprio questo il bello di questo film, che ti porta comunque a riflettere, e non solo ti porta a riflettere, ma porta a ragionare su delle cose che sono straordinariamente giganti per noi, inarrivabili, e ragionando escono fuori cose nuove. Sì, infatti è un film aperto a tutti, anche alle persone che si reputano non credenti, perché alla fine sei portato, vuoi non vuoi, a farti delle domande, a chiederti tante cose. Come no? Guarda, io ho conosciuto tanti siriani che proprio perché noi siamo passati da lì, il film poi l'hanno visto, lo hanno voluto vedere e ne sono rimasti entusiasti, gli è piaciuto da morire. Si sono andati a vedere delle cose, si sono andati a informare, hanno cercato di capire qualcosa di più. E quindi, ma poi scusami, ti pare che Karol Wojtyla, cioè, sponsorizzasse una cosa sbagliata? Appunto. Un uomo così intelligente, ma è impossibile. Appunto. Impossibile. C'è un passo del film che tu ricorderai, no? Quando il pubblicitario chiede a questo fantomatico Gesù, dice, senti, ma fammi capire una cosa, ma la Sacra Sindone? E Gesù gli dice, dai, non mi chiedere della Sacra Sindone, sì, per favore. Scusa, sto qui con te, sei Gesù, ho capito che forse sei tu, dimmi. E Gesù fa una pausa, se lo guarda e gli risponde, funziona. Sì. Capisci? E io rimango, il personaggio mio rimane, oddio, forse era meglio non saperlo, forse era meglio... Un po' confuso. Poi vabbè, un po' confuso. E c'è un'altra cosa sempre riferita a... perché poi il film è tutto fatto su questa... È tutto così. Quando lui verso la fine si stanno salutando, dice, senti, ma adesso che torno a casa, che ritornerò dalla mia famiglia, eccetera, perché Gesù poi lo convince a tornare dalla sua famiglia, da sua figlia, eccetera. Dice, se mi chiedono della Sacra Sindone, che gli dico? E Gesù se lo guarda e gli dice, scusa, ma che domande mi fai? Digli che non me l'hai chiesto, che te ne sei dimenticato. Sì, cioè, sì. È un film fantastico. È bellissimo, come? Fantastico. Ma Alessandro Forte, che era in dubbio comunque con la sua fede, sotto l'aspetto cristiano, in termini di fede, insomma, quanto ti somiglia questo personaggio nella realtà? Beh, diciamo abbastanza, perché sai, il dubbio ce l'abbiamo avuto in tanti abbiamo il dubbio, comunque poi il dubbio ci attanaglia e a volte ci fa anche ci fa fare delle domande che poi per dare risposte insomma è un po' difficile. Io ho avuto dei segnali molto precisi sia durante la preparazione di questo film che dopo. Quindi se avevo dei dubbi oggi, i miei dubbi non dico che sono totalmente dissipati, ma ne ho di meno.
ne ho molti di meno, forse anche perché cresco, divento più grande, divento più, ho più esperienza, ho più bagaglio, ho più coscienza, forse per questo. Quindi la tua fede è maturata anche grazie a questo film, a questa occasione. Ma sì, ma anche se in realtà c'è sempre stata. Come quando, cioè, morì mio padre, io da bambino me la presi con Dio, perché con chi te lo prendi, con chi te la prendevi, quindi già prendersela con Dio significa che lo accetti, che sta là, certo, sei consapevole di questo, capito, te ne rendi conto, e poi ti rendi conto che la colpa non è sua, che è il ciclo della vita che funziona così. Siamo tutti di passaggio, d'altronde questa è la nostra vita, si nasce. Purtroppo sì, non ci siamo ancora abituati a questa cosa, non ci abitueremo mai, però insomma è questo, siamo tutti mortali. Ma quanto è importante la fede in Dio nella tua quotidianità e soprattutto che spazio occupa la preghiera nella tua vita? Ma guarda, la fede in Dio, soprattutto quando hai dei figli, hai una famiglia, hai questi bimbi innocenti dei quali hai la responsabilità della loro vita, soprattutto agli inizi, è chiaro che se non c'è un attaccamento alla fede, penso che sia veramente difficile mettere al mondo dei bambini. La Madonna dice fate figli, non abbiate paura. Ma sì, indubbiamente, poi c'è chi è più fortunato, chi è meno fortunato, a volte purtroppo i bambini non nascono sani e allora lì ovviamente oltre al dolore, allo strazio dei genitori e dei piccoli, lì ancora di più si va e ci si avvicina poi ovviamente alla fede, no? Perché a cosa ti aggrappi? A cosa ti aggrappi se non a Dio in questi casi? Certo, ma tu hai mai fatto un pellegrinaggio con la tua famiglia? No, noi no, non lo abbiamo mai fatto. Mia moglie aveva un'idea di fare un viaggio del genere. Dove? Probabilmente, ma penso in Terra Santa. Certamente, poi dopo il film... Sì, perché poi pensa che noi non abbiamo potuto girare il film in Terra Santa perché il governo israeliano temeva, diciamo, per la nostra incolumità, perché eravamo una troupe molto grande e avevano paura per ragioni di sicurezza, ovviamente, quello è un paese in guerra, quindi abbiamo potuto girare solo 3 giorni in Terra Santa e poi ci ha ospitato appunto il governo siriano. E pensa, noi con grande sorpresa, perché quando ci arrivò questa proposta, perché uscì un articolo, non mi ricordo su quale giornale straniero, diceva appunto che 7 chilometri da Gerusalemme non si poteva realizzare in Israele, quindi era molto difficile poterlo realizzare, questo film, e si fece sotto il governo di Damasco. Si sono offerti loro. Questa è la cosa incredibile. Infatti. Cioè, non andavamo a fare un film su Maometto. Andavamo a fare un film su Gesù. Infatti, appunto. Questa è la cosa straordinaria. E invece cosa pensi delle apparizioni a Medjugorje? Ma guarda, io ti dico, non lo so. A me è capitato tanti anni fa, ero ragazzo, c'avevo 17 anni, però è una cosa che non racconto mai molto perché poi troppo scetticismo, la gente dice questo è matto. Però mi è capitato di intravedere o incontrare qualcosa di divino, ma è stato un incontro molto rapido, molto veloce, arrivato in un momento in cui era giusto che arrivasse, ed è stato un segnale molto, molto bello, è stata una sera d'estate proprio, è stata un'immagine che è passata sorridendomi e andò via. Che bello! La prima cosa che ho pensato, ho detto, è la Madonna. Sì. Poi ho detto, no, come la Madonna? Però è stata la prima cosa che ho pensato. E quindi se è stata la prima cosa che ho pensato... Vuol dire che era lei, Luca? Sì, avevo 17 anni, non ero molto... Sì, ho fatto il chierichetto, ho frequentato... Ma dai! Per carità, ma sì, calcola che mia zia, una delle mie zie...
Zia Nada è stata una delle più grandi suore maresciallo del mondo. Lei era l'istruttore capo nel mondo delle suore missionarie. Addirittura. Donna nostra, sì, ma una donna straordinaria, una donna dalle mille capacità, parlava 15 lingue, cioè una donna meravigliosa. 15 lingue. Proprio lei. Sì, sì. E fu proprio lei che quando morì mio padre mi stette molto vicino, molto, molto. Mi diceva, mi ricordo io ero piccolo, dice se te la vuoi prendere con Dio, se vuoi fallo, non ti preoccupare. Pensi che è stato lui, tu fallo, non ti preoccupare, poi vedrai che un giorno ci farai pace. L'affrontava così, no? Quindi a casa mia, insomma, c'è sempre stata questa vicinanza. Con Dio. Mia zia era una donna che, per carità, lei non vestiva l'abito, vestiva jeans e camicia, ma era una donna di grande fede. Io ti ho fatto questa domanda su Medjugorje perché sono anche un po' di parte su questo discorso, sono devota della Madonna di Medjugorje, la mia vita è cambiata a Medjugorje, quindi ti dirò un'altra cosa in più. Oggi stiamo facendo questa diretta telefonica nel giorno dell'apparizione mensile della Madonna. Ed ho proprio qua davanti il messaggio che stamattina la Madonna ha dato a una dei sei veggenti, a Miriana, messaggio che poi è rivolto a tutti i pellegrini e quindi a ognuno di noi. E vorrei leggere qui in diretta a te e a tutti i radioascoltatori. Certo. Cari figli, se solo sapeste, se solo vorreste, in piena fiducia, aprire i vostri cuori, capireste tutto. Capireste con quanto amore vi chiamo, con quanto amore desidero cambiarvi per rendervi felici, con quanto amore desidero rendervi seguaci di mio figlio e donarvi la pace nella pienezza di mio figlio. Capireste l'immensa grandezza del mio amore materno, perciò, figli miei, pregate, perché solo attraverso la preghiera cresce la vostra fede e nasce l'amore, amore con il quale anche la croce non sarà più insopportabile perché non la porterete da soli. In unione con mio figlio glorificate il nome del Padre Celeste. Pregate, pregate per il dono dell'amore, perché l'amore è l'unica verità. L'amore perdona tutto, serve tutti e vede tutti come fratelli. Figli miei, apostoli miei, grande la fiducia che il Padre Celeste attraverso me, la sua serva, vi ha dato per aiutare coloro che non lo conoscono, affinché non si riappacifichino con lui, affinché lo seguano. Perciò vi insegno ad amare, perché solo se avreste amore potreste rispondergli. Nuovamente vi invito, amate i vostri pastori, pregate affinché in questo tempo difficile il nome di mio figlio si glorifichi attraverso la loro guida. Vi ringrazio. Questo è il messaggio che la Madonna ha dato questa mattina sul monte dell'apparizione a Medjugorje. Ah, ecco. È un messaggio rivolto a tutti, non è soltanto al veggente, il veggente è un tramite. Certo, certo, è chiaro, certo. E da come, insomma, certo, si può notare, la Madonna ci porta Gesù, quindi è questo il messaggio che dobbiamo cogliere, il messaggio del Cristo. Sì. Sì, che sono poi i messaggi più belli e più importanti. Infatti vedi che la parola amore ricorre in continuazione, la ritroviamo sempre, perché è saltata la linea, non lo sentiamo più. E vabbè, siamo comunque in conclusione della nostra chiacchierata con Luca Ward. Infatti è caduta la linea. Salutiamo tutti i radioascoltatori, ormai siamo in conclusione. Vi ringraziamo per l'ascolto e noi ci risentiamo per una nuova testimonianza di fede. Ciao a tutti. Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sberna.